Signore e signori, buongiorno. Buongiorno dai miei ragazzi. Buongiorno. E vi diciamo subito quali sono le prime quattro regioni che giocheranno. Giocheranno esattamente al proverbio camuffato. Ricordatevi che ieri l'abbiamo già proposto. Allora, Paul comincia a dire chi gioca. Veneto. Sardegna. Bene Orlando. Liguria. Bene Abruzzi. Adriano e bene Maria. Abruzzi, molto bene. E quest'albero? Quest'albero da dove? Beh sì, veramente leggero da portare, vero Gabriele? Vediamo chi me lo manda. Zurigo, è il primo regalo internazionale, con simpatia della famiglia Palermo, Nadia. Ah, vedi, Zurigo Palermo, ecco perché sono così lunghi, ho capito. Grazie mille alla famiglia Palermo, io ragazzi vi saluto. Aspettate, mi sono dimenticata del coro, il maestro Urmi, che cominciano subito. Buongiorno ragazzi. Leonardo, non avere paura. Bene, siamo molto allegri anche perché il venerdì è sinonimo di weekend. Ecco, questa non serve, è sinonimo di weekend. E quindi insomma cerchiamo di passarlo noi e voi molto tranquillamente, serenamente. Chi sei? Sono Raffaella, tu chi sei? Mark. Mark? Dove mi chiami? Marta. Ah, Marta, scusa, da dove mi chiami? Ceccano. Avrà un nome difficile. Ceccano. Ceccano? Sì. Ah, dal paese di Manfredi, di Nino, sì. Manfredi. Senti, Marta, quanti anni hai? 2 anni e mezzo. 2 e mezzo? Sì. Ma e parli così, mi spaventi, ragazzi, sei già bravissima. Vuoi venire qui al mio posto? Vuoi presentare... Magari. Magari! A 2 anni e mezzo, non è possibile! Senti Marta, sei formidabile! Senti, hai capito tu qual è il film che hanno mimato i miei ballerini? Sì, no! Ah, sì o no? No, e come facciamo? Sì. Prova a dirmi un titolo. Marta. Tarzan? Sì. No, amore, non è Tarzan, però Marta sei simpaticissima. Veramente... No. Non sei simpatica? Sei simpatica? Non fa niente. Non fa niente? No. Ah, beh, sei micidiale, sei bravissima, io ti ringrazio di avermi chiamato. Ciao Marta, scusami, Ciao, ciao. Non ciao. Fa niente. Ciao bella. Ritelefonami ogni tanto, Sì. Ciao amore, Dio che ciao. Carina. Ciao, 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 ciao. Senza la mamma, senza l'aiuto di nessuno, 2 anni e mezzo che prende il telefono. Questi bambini sono proprio imprevedibili, meravigliosi. Ciao, Marta, veramente sei stupenda. Ecco, maestro Lido Moggi, sì. Grazie. Ci avete fatto veramente un piacere. Oh, scusami, che paura, I'm sorry. Ma guarda tu questo cagnolino, oh, ha fatto. I don't want to hurt you. Voglio far del male. Grande attore americano e molto simpatico. Elliot Gould. Ragazze, fatelo entrare. No, it's the dog. The dog wants to see me on TV. Oh, I see. He's very interested. Yes. Si è molto interessato a guardare in televisione. Elliot Gould. Beh, ragazzi, vi ricordate i grandi successi? MASH. Oh, col fischio. With the whistle. And Nashville, Karen and Carol and Alice. L'ultimo film di Elliot Gould è Oltre il ponte di Brooklyn con Margot Hemingway e Shelley Winters. And Sid Caesar. And Bert Young. Sid Caesar and? Burt Young. Burt Young. And Carol Kane. And Carol Kane. Yeah, Carol Kane. Carol Kane, oh, yeah. Not the singer. Carol Kane, I'm sorry. Che cosa qua? Ah, ecco, Margot Hemingway e il nostro Elliot Gould. Questa è una fotografia. Can you tell us something about the story of the picture? Yeah, well, it's not an intellectual picture. Non è un film intellettuale, ma... It's a picture about a man. It's un uomo. And a woman. E una donna. Oh, strange. And the man's family. E la famiglia dell'uomo. And it's a comedy. È una commedia, certamente. And love conquers all.
E c'è sempre l'amore di mezzo, credo di aver tradotto giusto. Ecco. That's a little bit about the picture. Mm, yes, but non c'è qualcosa di più. It's a love story which is a little bit complicated. Well, the man's family does not approve of the woman. No. But you find a way to get out of it and... Well, it's also about the man's responsibility to himself. Ecco, è sempre la responsabilità dello stesso uomo che vincerà. Elliot, when this picture comes out in Italy? February the 15th. Il 15 febbraio sarà in Italia questo film. That if you come to Rome for another picture, you come to see us. You can be in the picture. Oh? Adelio gli ho chiesto se torna a casa nostra una volta che ritorna a Roma e invece lui mi ha offerto di fare un film con lui. Well, I'm so happy. If you can we sing a little bit together? We can dance, perché lui è nato con i musical, con la commedia musicale americana. I hope we do something together one day. Speriamo di lavorare insieme un giorno, because you are great, perché lui è fantastico. So are you, thank you. Anche dice che sono io. Grazie, ciao a tutti. A lunedì. Un saluto da tutti noi. Enzo Biagi, ragazze, fatelo entrare. Biagi, io sono onoratissima di averti in questa casa. Io sono emozionato. Ma che emozionato, sei? Come no? Non sei, sì, le parole forse emozionano un po' il più grande, il più famoso giornalista d'Italia, però guarda. Chi l'ha detto? E lo diciamo tutti, perché sei bravissimo, riesci a essere così semplice, così arguto, così piccante, veramente sei formidabile. Posso offrire l'ultimo prodotto della casa? Ecco, già comincia. Bene, un prodotto che si chiama 1943 e dintorni. Ecco, questo mi riguarda anche un po' da vicino, visto che io sono nata in questo anno. Non fu quindi un anno del tutto triste, accaddero anche cose piacevoli e belle, no? Sei gentile. È vero, però qua dentro non ci sono, perché non fu un avvenimento così importante. Beh, per qualcuno almeno che... nei dintorni mi potevi mettere. Signore e signori, buongiorno. Guardate, si ricomincia con i telegrammi. Questi soldini spesi così inutilmente è un peccato, perché veramente per telegramma noi per regolamento non possiamo farvi vincere. Quindi se ci mandate dei telegrammi spendete soldi e noi non vi possiamo accontentare. Quindi non ne mandate più, va bene? Grazie mille. Il coro, gli ho già detto buongiorno, mi sgrido perché stamattina la sgridata non vale, perché io al coro l'ho già salutato. C'era qualcuno un po' distratto. Mamma mia che bocca! Mamma mia che occhioni grandi, vediamo, andiamo avanti. Chi ci sarà in questo disegno di Angelo e Laura? Oh, Sergio, che dice bravissima, ma lo pensa, vedi, non lo dice. Invece buon compagno almeno lo dice, è brava Raffaella, vero? Anche Gianni buon compagno con gli occhiali, un po' ha bisogno di essere rassicurato, non sono molto sicuri della mia bravura. Comunque, signore e signori, buongiorno. Questo disegno è di Angelo e Laura. Si sono dimenticati di scrivermi da dove lo mandano, ma penso che sia da Roma. Abbiamo fatto delle ricerche in questo tubo di cartone per vedere da dove venisse, forse viene da Roma. Are you bored to do promotion? Sei stanco di fare la promozione? Yeah, but not now. Sometimes. Sì. Ah, dice, ha detto che è stanco, non adesso, perché ho detto sono un cazzotto, anche se lui è più forte di me. In generale si stanca perché fare la promozione è un lavoro difficile. Cerchiamo di ridare un nome a questi tre pezzetti di volto, a queste persone. Sì. Allora, chi allora, è? Come ti chiami? Bocca Julbriner. Come ti chiami? Piero da Firenze. Piero da Firenze. Sì. Allora, la bocca? Julbriner. Gli occhi? Jerry Lewis. E la testa? A vedere Azzari. Tutto sbagliato. Ah. Ciao Piera, grazie. Ciao, scusa. Scherzo. No, 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 no. Io la colpa non ce l'ho.
vado, ragazzi, vi metto la multa. Capisco che vi piace questa canzone, ma questa esagerazione di applauso, proprio, per favore, diamoci un contegno, siamo in una casa seria. Ma adesso giochiamo con i minimimi, comunque, una casa seria ma anche allegra. Vi ringrazio di questo applauso, dovrà essere un po' più lungo la prossima volta, eh? Allora, adesso giochiamo, vediamo subito, cari bambini, oh, che scherzo, vediamo subito, cari bambini, questo nome di una città. Ecco, voi dovete scoprire il nome di questa città che vi mimeranno adesso i miei cari amati ragazzi. Partite pure.